Adesso entriamo dentro la Domus Aurea. Qui abbiamo un colosso, una statua di Nerone, molto grande, da cui prenderà il nome il Colosseo. Dove sorge adesso il Colosseo, anticamente vi era un lago artificiale, il lago artificiale della casa di Nerone. Pensate che dopo la costruzione di questa abitazione, Nerone dirà: finalmente potrò abitare in una casa degna di un essere umano. Questa è la statua che darà il nome all'anfiteatro Flavio. È il colosso che raffigura Nerone. Tutti conosceranno l'anfiteatro Flavio con nome di Colosseo. La statua di Nerone che sorgeva nei pressi del Colosseo. Visto il Colosseo, su quel luogo in cui prima vi era un lago artificiale, adesso sorge il Colosseo. Colosseo, l'anfiteatro più famoso al mondo, il monumento emblema della nostra Italia. Su quel luogo, nel luogo in cui sorge il Colosseo, anticamente vi era il lago artificiale della villa di Nerone. Si rimane senza parole guardando questa abitazione, vedendo tutto ciò che c'è dentro questa abitazione: parchi, laghi artificiali,